qui a San Paolo con me. Io sono un piccolo, piccolissimo editore, perché amo soprattutto il dialetto siciliano, sono un autore siciliano e quindi ho abbracciato la causa di Antonio Pertino e mia era la copertina, mia era la realizzazione e la stampa di questo volume che abbiamo fatto veramente a quattro mani ed è uscito sicuramente un bel prodotto. La grafica La grafica è stata curata da me, ma più che Giovanni altro Guglielmo che ha fatto, Giulia, perché Giulia. ditemelo. Il disegno, la pittura è di Giovanni Guglielmo, no? La macchina è un particolare che ho preso su suggerimento dell'autore. Recente, recente, sì. Poi la macchina è tipica, è nel racconto di Don Micio. Don Micio acquista una 1009T della Fiat, quando la Fiat faceva le belle macchine. E in pratica è nato questo bellissimo volume. Vi ringrazio a tutti, buon ascolto e scusate. Innanzitutto l'amico cattino che sono stata felice di aiutare. Innanzitutto, scusate il timbro della mia voce metallico per un problema alle corde vocali, perdonate, ascoltate con clemenza. L'amico cattino è interessante secondo me perché, a parte quello che è stato detto dalla dottoressa Siracusa, rappresenta la messinesità, ma rappresenta anche la parte migliore di noi messinesi e stranamente la parte migliore della nostra generazione, della mia, è il ricordo, è la valenza del ricordo, perché il ricordo è stimolo. Nel caso di Cattino, proprio è l'intento dell'autore, quello di stimolare il lettore e soprattutto i giovani.